diplomato al conservatorio di musica elettronica e applica questa sua competenza, diciamo, all'arte con l'idea di dare una forma al suono. Questa installazione in particolare è parte di un'installazione molto più grande che lui aveva realizzato in Texas, se non ricordo male, e sono ed è costituita da tutti questi piccoli altoparlanti che sono collegati in rete a delle stazioni meteo e recepisce il sistema che lui ha, il software che lui ha studiato e realizzato per questa installazione. Recepiscono tutte le variazioni caldo, freddo, umidità, eccetera, e questi dati di variazione vengono trasformati in suoni, per cui adesso noi sentiamo questo suono ma non è mai uguale, perché tra un'ora ci sarà più buio, più freddo soprattutto, più umido, e cambierà. Quando c'è il sole è un tintinnio che sembra di essere nel bosco delle fate, dico io. E quando piove ha un altro suono ancora. Insomma, è l'idea proprio di una cosa che continua a cambiare, una via di mezzo tra una cosa tecnologica che però tiene conto degli aspetti naturali, che è un concetto su cui lui ha già lavorato in passato, soprattutto con un'altra installazione che forse